Ehi là, salve a tutti ragazzi, eccoci qua su una nuova puntata di Skyrim. Benissimo, ciao Lidia, ciao a tutti, ciao Silus. Ti chiami Silus? Sì, Silus, sono venuto a portarti... È strano impugnare un'Elsa. Guardala. La leggendaria affilatezza di un'armata edrica. Che meraviglia! Sì. Ecco la tua ricompensa per i frammenti. Grazie. Resta da trovare solo il pomello. Sì, adesso che vado. Che emozione! Ok. Se hai bisogno di me, mi troverai al museo. Ok, ciao Silus. Ciao, ciao. Ok, Lidia, sei pronta? Andiamo. Andiamo a prendere il pomello. E adesso qua sarà un guai. Perché se non mi sbaglio, è la parte più difficile. Sì. Là ci sono veramente... cazzi da cagare. Tu sei quello venuto dall'accademia. Sì, e fatti i cazzi tu, ok? Venendo qui ho combattuto contro un draghetto e ho notato di essere senza pozioni di vita, quindi ho bisogno di andare a fare un paio di rifornimenti e ci rivedremo. Aspettate che vi faccio vedere. E ci rivedremo in questo luogo, la roccia rugosa. Quindi aspettatemi che arrivo, ok? Eccoci qui arrivati al fortino della roccia della Megera. Ok, quindi furtivi. Quindi andiamo. Qua ero già passato. Ma mi hanno già visto. Dove cazzo sei? Lidia, Lidia, fagli la veda. Bravissima. Bravissima la nostra Lidia. No. Non ci arrivo. Oh yeah, colpito. Dove cazzo è andata Lidia? Lidia, non abbandonarmi. Buono, buono. Chi mi arriverà avanti? Sto sprecando frecce. Ma sto andando su di furtività. Però non lo becco sto. Più alto? Ah, mi sono rotta le palle.
E no. Coglionaccio. Altri? Ti vedo. Dove cazzo sei? Oddio. Oddio. Coraggio, fatti sotto. E vai. Oh, così si fa. Oh, yeah. C'è qualcosa da prendere? Assolutamente no. Via. Qua? No. Inutile che vada via furtivo, tanto mi ha già visto. Il ragnoso. Vai Lidia. Cioè, queste qua hanno un ragno da allevamento e poi si baga. Ah, perché sta proteggendo il baule, hai capito? Oh yeah. Lidia. No, oh, lo faccio io, non te. Quindi proseguiamo. Lei mi dice di andare per di qua, quindi facciamo le cose fatte bene, no? Andiamo. Oddio, cosa è successo? Mi si è bagata la spalla? Ah, ma che scazzo. Cominciamo con premere i tasti a caso. Porca troia. Yeah. Ok. Ok. Abbiamo preso tutto. Qua c'è qualcosa da prendere di molto interessante. Questo libro non contiene nessuna informazione che ci possa interessare, quindi sloggiamo e proseguiamo. Ragazzi, proseguiamo. Mi sembra qua ci sia una Graven che ci sta aspettando, se non erro. Ho ancora queste serrature. Intanto controlliamo che non ci siano trappole. Cos'è stato? Ho sentito qualcosa. Maledetto. Morirai. E vai Lidia. Oh yeah, tanto. Ma mi sono appena liberato di stronzaggini che non mi serve a niente e mi sto riempendo di nuovo. Sono veramente un pirla. Ok. Vediamo il cadavere di questo povero sfortunato che ha avuto a che fare con la nostra Lidia. La nostra potentissima Lidia.
come farei senza Lidia? Già. Molto probabilmente sarei morto. Intanto continuo a prendere stronzate. No. Yeah. Lidia, ti togli? Dai. Sei una mitica, però cazzo. Di Skyrim. Ah, molto probabilmente... qua sono. Roccia Gugazab. Ok, prendiamo tutto. Furtivi. Oro. Che cosa sta? Fatti i cazzi tuoi. Credevo di aver sentito qualcosa. Eh no, ti è appena arrivata una freccia in muso e... No, lì in mezzo alle palle. Poi ti colpisco. Ma no, ma perché ti sei in mezzo? Poi colpisco Lidia. Io voglio bene a Lidia, non voglio ucciderla. Yeah. Tutto buono. Tutto buono. Dai Lidia. Ho già preso tutto quello che poteva servirmi. Qua. E te pareva. Andiamo giù per di qua. Non mi ricordo. Ah, apri Skyrim? Di nuovo? Ah, mi porta fuori. Ah, ok. Che cazzo ci fai laggiù, Lidia? Porca troia, se voleva suicidarsi. Quindi abbiamo scoperto che qua non ci porta da nessuna parte. Qua è da dove siamo venuti. Per fortuna ero basso. Per fortuna ero basso, sennò questo mi inculava. Curiamoci, altrimenti... E vai! Maledetti rinnegati! Maledetti rinnegati! Dov'è adesso la leva? Ah, credo che sia di qua, no? Uia! Prendila, cazzo. Andiamo qui. C'è qualcosa di buono da prendere. Oddio.
Vedo con piacere che anche Lidia ci è cascata. Prendi su. Wow! Anche un bel libro di alchimia. Ne sono compiaciuto. Di nuovo Skyrim. Dove cazzo siamo? Oddio, io dai respiri ho già capito. Ah. Mangia, mangia. Questo lo conosco, questo lo conosco, questo lo conosco. Tutto a Kraven, di miei coglioni. Oddio, dove cazzo sono andato? Yeah! Yeah! Abbiamo recuperato anche l'ultimo pezzo. Molto yeah. Per fortuna ho fatto il giro. Altrimenti mi sarei inculato. C'è anche l'urlo. C'è anche l'urletto. C'è anche l'urletto. Qua c'è qualcosa da prendere. Ma sì, prendi su. Ma prendi su. Dopo qua con Lidia. Oddio, Lidia, help me. Ti copro le spalle. Sono al tuo servizio. Allora, qua abbiamo anche una gemma insolita, quindi prendiamola. Oddio, ancora carico sono. Porca troia, oh. Vediamo l'urlo. Paura, sgomento. Abbiamo imparato sgomento, Lidia. Ti copro le spalle. Devo cominciare ancora cose con te. Sono pronta a portare il tuo peso. Cosa posso darti? O posso scaricarti a questo punto? Quindi, noi abbiamo finito. Sì, abbiamo preso il nostro pezzo. Quindi adesso possiamo tornare dal nostro Silus. Benissimo. Dov'è? Andiamo a trovare Silus. Eccoci qua nella casa di Silus. Parliamo con lui. Ho dovuto fare molta attenzione. I nostri master. Ecco il tuo oro, come ti avevo promesso. Finalmente tutti i pezzi del rasoio di Merunz sono nelle mie mani. È giunto il momento di svelarti una cosa. Dimmi. Esiste un quarto pezzo. Cioè? Si tratta di quel fodero nella teca. Ah. Fu realizzato per custodire il rasoio. Ma c'è dell'altro. Io so come mettere insieme tutti i pezzi. Non dobbiamo far altro che portarli al santuario di Dagon e contattare direttamente il signore del cambiamento. Sin da quando ero bambino, sentivo che il mio destino era legato in qualche modo al culto della mitica Alba. Ora ho capito. Non capisci? Il destino ti ha mandato da me e dai pezzi. Dagon ha risposto alla nostra chiamata. Siamo così vicini. Ci vediamo al santuario. Ok. Ciao, Silus. Ciao. Ciao. Ok. Allora, facciamo due conti. Ma sì, facciamolo subito, perché sennò magari vedrò di fare dei tagli su questo, perché mi scordo.
goccia fare un quarto video con il scopo solo per far vedere la forgiatura. Facciamo tutto unico, magari lo facciamo durare un po' di più e andiamo a far la forgiatura. Cazzo, quindi ci vediamo al santuario di Messer Dagon. Eccoci qua alle scalinate per il tempio del nostro Dagon. Bene, eccoti qui. Sistemerò i pezzi sull'altare. Ok, Dagon dovrebbe parlarci. Ok. Merunz Dagon, signore del cambiamento. Ti abbiamo portato il tuo rasoio. Ti imploriamo. Porta la gloria della sua lama a Tappi. Funziona. Perché non provi? Ok. Solo mettere le mani sull'altare. Tu, mortale, oddio, meriti di ascoltare le mie parole. Ok. Hai recuperato i pezzi del mio rasoio. È stato divertente osservarti. Bastardo. Ma Dagon non proclama un vincitore con una pedina ancora in gioco. Uccidi Silus. Lui e la sua famiglia non servono più ad alcuno scopo. Solo Dagon può decidere se vale la pena salvare una pedina. Io ho parlato. Lui ha parlato. Uccidilo. Rivendica il posto di mio campione che ti spetta di diritto. O ti distruggerò. O ti distruggerò. Vaffanculo. Ok, quindi... Aspetta, aspetta, non uccidermi. C'è un altro modo. Cioè? Posso riportare i pezzi al mio museo e sigillarli dentro una teca. Tu riceverai una generosa ricompensa, io completerò la mia collezione e nessun altro dovrà morire. Però se io ti lascio vivere non ho il pugnale, quindi... D'accordo, non morirò senza prima combattere. Però a me volevi inculare, bastardone. Tutto ti porto via, anche le mutande, cazzo. Oddio, oddio, sono sovraccarico adesso, bestia boia. Ok, eccoci qua. Mi sono svuotato. Sono soddisfatto, mortale. Sì? Ti darò il mio rasoio. Usalo per distruggere Tamriel. Ok. Userò il rasoio per il tuo miserabile orgoglio. Non sei altro che uno strumento della mia ambizione, mortale. Non scordarlo mai. Ok. Poni un'ultima volta le tue mani sul mio altare. E sperimenterai personalmente il potere di Merunz Dagon. Ok. Pronti? Olè! Prima che tu vada, mortale. Sì, lo so. Un'ultima prova. Oddio. Salva. Perché questi sono tosti. I Daedra sono tosti. I Dremora qua. Maledetti bastardi. No, se mi prendi sono morto. Ok. Uno è andato. Sono dalla tua parte. Oh, scusa Lidia. Non volevo. No, sono ancora strapieno. Vabbè, prendiamo tutto quello che si può. Quindi yep, armi, diamo un'occhiata al nostro rasoio. Eccolo qua, guardate che figo. Ok, siamo riusciti a finire questa missione da Edrica. Chiudo qui, grazie di avermi seguito e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!